E buonasera ragazzi, bentornati su canale, benvenuti in questo nuovo video dove, come avrete letto dal titolo, siamo a presentarvi questo nuovo progetto che abbiamo intenzione di portare settimanalmente. Per spiegarvi in parole rapide di cosa si tratta, vi possiamo dire semplicemente che abbiamo preso l'idea dal settimanale di Casa Bungie e l'abbiamo portato... Copiata paro paro. Sì, più o meno. E l'abbiamo portato nel settimanale di Casa The Chestplate, quindi This Week at The Chestplate, che è tipo uno scioglilingua. Abbastanza. E quindi essenzialmente andremo settimanalmente appunto a dirvi quali sono i progetti che abbiamo intenzione di portare avanti bene o male durante la settimana. Poi se sì, in una settimana futuro. Non riusciamo, esatto, se in una settimana non riusciamo a completare tutto, ovviamente verrà rimandato. Magari parleremo anche un po' della settimana precedente e non lo so se c'è un argomento particolare di cui si sta discutendo, come per esempio era la settimana scorsa, 2 settimane fa, la divisione tra Bungie e Activision. Sì, potremmo esatto. Anche soffermarci un attimo su quello. Ti sembra che c'ho 2 pupille. Sì. Anch'io ho 2 pupille, lo sai. E niente, quindi direi di iniziare subito con le novità di questa settimana, che devo dire non sono poche e che vi andranno a coinvolgere, essenzialmente andranno a impattare un po' su tutto il canale. La prima novità è che ho finalmente comprato un computer decente, yeah! E per provarvi che con questo computer riesco a fare cose che con l'altro non riuscivo, metterò un sacco di effetti tutti complicati che faranno crashare il video, vabbè. E niente, quindi ho comprato il computer. Quello che mi manca è la scheda di acquisizione. Per chi non lo sapesse, la scheda di acquisizione è un dispositivo che si attacca al computer e alla PlayStation e serve essenzialmente per prendere i dati dalla PlayStation e trasferirli sul computer. Ovviamente in modo diretto, nel senso che questo ti permette di fare delle live, quindi immediatamente al momento ti trasferisce quello che sta registrando la PlayStation al programma che usi per streamare sul computer e ci puoi aggiungere insomma quello che ti pare. Penso che adesso vi faremo anche vedere il layout che abbiamo in mente per le live una volta che appunto arriverà questa scheda di acquisizione, che è questo. È bellissimo. È molto molto figo. E quindi appunto diciamo che al momento siamo un po' in ristrettezze economiche, quindi per la scheda di acquisizione bisognerà aspettare almeno un mesetto, però comunque dovrebbe arrivare. Nel frattempo le modifiche che diciamo vedrete di più, che appunto sono causate da questo nuovo computer, le vedrete essenzialmente nei video. Magari ci saranno e nelle live sicuramente. Sì, no, non penso adesso nelle live, no, perché... Ah beh, certo, scherzo. No, scherzavo, no, taglia, stacca. Quindi appunto modifiche nei video, ci sarà un editing magari un po' più pesante, quindi cercherò di editare un po' meglio, un po' di più, aggiungere più effetti, insomma. Al momento l'unica differenza che vedrete è dal punto di vista dell'editing e probabilmente dal punto di vista del tempo, perché con questo nuovo computer renderizzo molto meno tempo e teoricamente il processo del video viene velocizzato di molto. Quindi ecco, a questo proposito ci scusiamo se in questi ultimi giorni non sono usciti chissà quanti video, ma purtroppo la scuola ci sta tenendo abbastanza occupati, in più col vecchio computer che ci metteva tanto. Cercheremo ovviamente di migliorare strada facendo. Allora, naturalmente un'altra cosa molto importante è che ci avviciniamo al weekend della demo, della VIP demo di Anthem, dalla quale noi cercheremo di spolpare tutto per portare il maggior numero di contenuti possibili. Come sapete, questo è un gioco che porteremo... Non lo so, è cascato qualcosa. Come sapete, dicevo, questo è un gioco che noi porteremo sul canale, porteremo e daremo anche abbastanza importanza. Quindi oltre a chiedere tutto il vostro possibile supporto tramite visualizzazioni dei nostri video, perché se non ce li guardate non ha senso, e naturalmente supporto con mi piace e commenti, noi porteremo tutto il possibile su questa demo, la spolperemo fino all'osso e quindi insomma giocheremo parecchio sia alla demo sia Anthem successivamente, quindi avrete una marea di contenuti da qua fino a penso 2-3 settimane ancora. Quindi sappiate che Anthem occuperà un grande spazio sul canale, ovviamente non andrà a sostituire Destiny sarà sempre presente, però diciamo che possiamo dire che saranno alla pari in questo momento, magari in un periodo un po' più morto su un gioco ci concentreremo sull'altro e viceversa, però Anthem sarà una grande fetta del canale. Sperando che non facciano come quando giocavamo sia a Rainbow che a Destiny, facevano uscire le stagioni nuove e le espansioni nuove lo stesso giorno. Contemporaneamente. Dovevi dividerti per giocare a tutto. Ok, sempre a proposito di questa cosa delle live legata al computer nuovo, una cosa che possiamo benissimo fare senza la scheda di acquisizione è la live sulla trama che abbiamo promesso su Instagram. Se non ci seguite su Instagram, seguiteci, vedete il link in descrizione oppure, non so, comparirà il nomignolo che si chiama nickname, ma vabbè.
Quindi vi abbiamo proposto, per chi non ci segue, di fare una live in cui semplicemente parlavamo della trama del gioco, chiacchieravamo con voi, discutevamo appunto della trama, di quello che potrà succedere, di quello che è successo, di come si era gestita Bungie. Una live in cui appunto chiacchieriamo del gioco essenzialmente, e dato che appunto non è una cosa che comporta l'utilizzo della PlayStation, possiamo benissimo farla tramite computer, quindi penso che questo weekend, oppure se non riusciamo massimo questo il prossimo, questo weekend c'è Anthem, giusto, quindi penso forse il prossimo weekend o comunque in questi giorni cercheremo di organizzare questa live e appunto chiediamo il vostro supporto, perché comunque la storia diciamo che non è proprio un elemento seguitissimo, però potrebbe essere interessante soprattutto con la vostra partecipazione. L'ultimo punto di cui vi parleremo oggi riguarda più in prima persona Destiny, infatti è l'uscita a fine settimana, anzi martedì prossimo, scusate, della quest. Oddio, sto per starnutire. Che odio quando ti viene da starnutire ma non starnutisci. È l'introduzione della quest e di tutto quello che è correlato, e dell'ultima parola su Destiny 2. Come sappiamo appunto uscirà alle 18 di martedì 29 gennaio, quindi nel periodo successivamente... dopo la demo di Anthem, quindi usciranno probabilmente video di Anthem mistia a quelli appunto sull'ultima parola, che è un'arma che tutti stiamo attendendo con grandissima. Sì, beh, e di conseguenza porteremo probabilmente una guida, probabilmente sicuro video in crogiolo, e proveremo a fare il ride con l'ultima parola. Io vorrei farlo. Beh, ovvio. Cercheremo, ragazzi, di completarla prima possibile per portarvela anche appunto prima possibile sul canale. Però per quanto appunto sia possibile, perché uscirà martedì sera, mercoledì ci sarà scuola, quindi... Però io vi assicuro, non so, che mercoledì mattina alle 2 io ce l'avrò. Sì, probabilmente sì. E detto questo, non abbiamo aggiunto che il settimanale lo faremo uscire più o meno in concomitanza con l'inizio della settimana destiniana, quindi il martedì alle 18, proprio con il reset settimanale di Destiny, quindi è una cosa anche cadenzata bene. Uscirà naturalmente tutte le settimane, o almeno ci proveremo, e parleremo, vi spiegheremo cose del genere. Insomma, fateci sapere se l'idea vi è piaciuta e vi può interessare. Durante la settimana diteci se avete degli argomenti dei quali vorreste appunto vedere e ascoltare la nostra opinione. Sì, beh, perché comunque è utile anche per appunto ascoltare la vostra opinione e capire se una certa idea vi può piacere, se magari volete proporne altre, perché siamo liberissimi ad accettare proposte, e quindi è anche un modo per interagire un po' più con voi, per capire cosa vi piace e cosa meno. E niente, quindi penso che per questa settimana abbiamo chiuso. La prossima settimana vedremo cosa uscirà, ancora non sappiamo niente. E quindi, ragazzi, direi che detto questo possiamo anche chiudere il video. E no, ho sbagliato. Quindi, ragazzi, io direi che detto questo possiamo... Come cacchio dico di solito? E quindi detto questo... Quindi, ragazzi, direi che... Il fatto è, amici, cioè, per ricordartelo tu inizi a fare... Sì. Quindi, ragazzi, detto questo, direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividete di tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tralissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione, anche ed è bellissimo, nuovissimo, fantasissimo sito. Mi raccomando, i social sono anche questi un ottimo metodo per diffondere idee e parlare con voi. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! E io sono Gaul, per la tua luce. È mia.